Io inizierei con un jig. Mare calmo, quindi 60 grammi bastano. Eccoci qua. Cos'è? No! No! Peccato! Peccato! Questo era un pesce di fondo. Non so, era una resistenza molto passiva, tipo cerniotta, cappone, questa roba qua. Però si è staccato. Sembrava un pesciotto sul chilo, secondo me. Almeno l'ho stimato di questa taglia. Vediamo un po' i segni che porta. Wow! Qua c'è una bella dentata. Questa è una bella dentata, sì. L'avevo preso sul giugulo fast sinking. Iniziamo con una slamata. E vabbè, riproviamo. Non male. Cos'è? Ehi, ti pare scherzi? Non è grosso, ma neanche piccolo. Non metto, come trova se? Fa la mitella! Eccola ragazza! Aspetta qua! Oh. E allora! Una taglia decisamente non grossa, però perfetta per la cena. Infatti la terrò proprio come c'è. Bene così. Sapete che colori, che livrea da guerra, questa è proprio arrabbiatissima. Bello, sono contento. Era un po' che mi sentivo osservato. E in effetti avevo il guardone alle spalle. E sicuramente sta puntando lei. C'è una corrente da sud veramente forte. Lancio a sinistra e recupero a destra. Oh, pesce. Che cos'è? Nah, non ci credo. Una spigolotta dietro al finger. Era anche abbastanza aggressiva. Dai! Fammi prendere la spigola in uno spot da palamite, dai. Niente. Ah, era un pesce piccolo, pesce di 4 etti. L'avrei bucata volentieri. Ci ha fatto credere, ma si è voluto soltanto far vedere. Io ve lo dico, ho rivisto la spigolotta qua sotto. Questo pesce mi sta facendo incazzare. Poi viene aggressiva fino a 10 cm dall'esca e se ne va. Questa è una presa per il culo bella e buona. E come tutte le spigole è una grande stro...
Questo sentiero non è proprio il massimo da fare di prima mattina. Eccoci, eccoci, eccoci. Oh, si è staccato, no! No, peccato. Poteva essere un'altra palamitella. Oh, oh, oh. Sulle rocce, cazzo, sulle rocce. Sulle rocce. Rotto. Porca troia. Oh, ho rotto. Subito sulle rocce. Questo era un pescione, cazzo. Mi ha maciullato il terminale. Ma stamani sono già a due pesci persi. Non male come inizio. Ti ho sentito. Otterella. Botta, botta, altra botta, cazzo. Che legnata. Che legnata è arrivata. Cosa abbiamo qua? Piccioletta! Buona! Ecco chi era che mi aveva dato la botta poco prima. Erano un bel branco, pesciotti di quasi un chilo. Sul giugolo da 60 grammi. Colorazione pink, indemoniata. Ho appena incagliato, quindi direi che questa nottata in scogliera può finire qua. Stamattina me ne vado con un po' di amaro in bocca, penso di aver perso un bellissimo pesce sul fondo, anche se poi alla fine è uscito un contentino, ma comunque un po' di rosicamento rimane. Ma fa parte del gioco, ormai ci sono abituato, quindi non posso dire altro che ci vediamo alla prossima. Dal vostro amico selvatico è tutto. Ehi, te? Saluta YouTube.